Bene, buongiorno intanto, diamo avvio alla seduta del Question Time. Ci scusiamo per questo ritardo, ma abbiamo avuto una presenza di un gruppo che voleva essere ascoltato dalla città della Pieve e che ancora si trova nella sala qui accanto con alcuni consiglieri e colleghi che ci raggiungeranno appena concluso l'incontro. Quindi direi di iniziare con la prima interrogazione rivolta all'assessore Paparelli. È proposta dal consigliere Smacchi rispetto alla situazione della JP Industries area ex Merloni, intendimenti della giunta regionale al riguardo. Vi prego il rispetto dei tempi, altrimenti non riusciamo a procedere con il nostro programma. Grazie, consigliere Smacchi, a lei la parola. Grazie Presidente, buongiorno colleghi, buongiorno Assessore Paparelli. Sì, parliamo della situazione della JP Industries, la società che ha rilevato il gruppo ex Merloni. Circa 3 mesi fa, in particolare la data credo che era quella del 20 di dicembre, a Roma è stato sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico un importante accordo che ha prorogato per ulteriori 12 mesi la cassa integrazione di circa 636 dipendenti tra i siti di Fabriano e Nocera Umbra. Quell'accordo, che è giunto in parallelo rispetto all'aumento di capitale fatto dall'imprenditore Porcarelli per circa 3,3 milioni di euro e concretizzatosi nel 2018, doveva essere il punto di partenza, e così dichiarò anche il sottosegretario Soriel, presente per il governo, il punto di partenza per l'effettivo e concreto rilancio del progetto industriale che riguardava la JP Industries. Fu in qualche modo prefigurato e anticipato anche un possibile incontro nelle settimane successive, al fine di riconvocare le parti ed iniziare a lavorare in maniera concreta appunto sul progetto industriale. Ora, a 3 mesi di distanza dalla sottoscrizione di quell'accordo, da un lato manca ancora la firma al decreto attuativo, che è fondamentale per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, che quindi ad oggi non hanno avuto ancora gli assegni previsti di cassa integrazione straordinaria. Per non poi sottolineare ed evidenziare le problematiche anche di stipendio che hanno coloro che invece hanno continuato a lavorare, ma quello è un altro discorso che riguarda direttamente l'imprenditore Porcarelli. Quindi diciamo, come abbiamo detto, a 3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, da un lato non abbiamo la firma sul decreto attuativo, non è stato ancora riconvocato da parte del governo l'incontro con Porcarelli, incontro che ricordo era fondamentale anche per capire se c'era un'effettiva manifestazione di interesse da parte di un fondo internazionale che era stato e che si era in qualche modo evidenziato durante gli incontri come possibile cofinanziatore insieme al Porcarelli del progetto industriale di rilancio delle attività della ex Merloni. Bene, se questa è la fotografia, vorremmo capire dall'assessore Paparelli se ci sono novità e soprattutto se dal punto di vista dell'attività della Regione vi sono stati passi in avanti rispetto a quel famoso incontro del 20 dicembre del 2018. Grazie. Grazie, prego Assessore. Ringrazio consigliere Smacchi perché dà l'opportunità a questa assemblea di dare conto di una vicenda che ormai si protrae da tantissimi anni, da troppi anni. Al netto della promozione che Smacchi ha appena fatto del vice capo di gabinetto Soriel a sottosegretario, che la dice lunga, diciamo, sul fatto di come oggi vengono gestite, diciamo, le vertenze, cioè non vengono gestite, perché quando non c'è la politica a gestire le vertenze al Ministero preposto, diciamo, è chiaro che potrei terminare qui, diciamo, l'interrogazione e la risposta nel fatto che stiamo prendendo atto che questo governo non gestisce alcuna vertenza, in quanto non c'è né un viceministro né un sottosegretario a gestire le vertenze, ma c'è un vice capo di gabinetto e quindi
noi, finché ci sarà il vice capo di gabinetto, manderemo il direttore della regione, che è già troppo rispetto, come dire, alla presenza, una competenza tecnica a quella di un vice capo di gabinetto. Al netto di questo, noi abbiamo sollecitato più volte il Ministero del Lavoro all'attivazione delle procedure, a dare seguito, perché la vicenda dell'attuazione degli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi è una vicenda che riguarda i lavoratori della Merloni, ma nella nostra regione riguarda anche altri lavoratori. Proprio qualche giorno fa è emerso sulla stampa che ho scritto al Ministero di attivare, ci sono migliaia di famiglie, centinaia di famiglie senza stipendio per i ritardi del Ministero del Lavoro da questo punto di vista nell'attuazione di accordi già sottoscritti dall'amministrazione regionale per quello che riguarda l'attivazione degli strumenti in questione, siano essi cassa integrazione, siano esse mobilità in deroga o quant'altro. E tra l'altro abbiamo un residuo che aspettiamo di incassare dal Ministero di circa 20 milioni per poterlo dedicare all'occupazione giovanile e all'occupazione del disabili, delle categorie svantaggiate della nostra regione. Quindi non c'è, diciamo, una guida politica al Ministero e non ci sono neanche risposte da parte della burocrazia che possono essere in linea con le esigenze delle famiglie umbre, in particolare quelle che fanno riferimento al gruppo Merloni. Noi che come Regione, oltre che ovviamente sollecitare, come abbiamo più volte fatto, stiamo cercando di percorrere però per quell'area anche un altro tipo di percorso, insieme alla Regione Marche, nella consapevolezza che la situazione di crisi che ha coinvolto il gruppo Merloni ha un interesse rilevante nel sistema manifatturiero, ha un interesse rilevante per il numero delle famiglie coinvolte, per il fatto che si tratta di una zona della nostra regione, ma anche, diciamo, delle Marche, zone particolarmente depresse dal punto di vista economico, al quale dobbiamo dare delle risposte. Quindi in questo quadro ci siamo attivati, al di là del fatto che stiamo seguendo queste vicende, ci siamo attivati per ripensare le modalità attraverso le quali promuovere il rilancio produttivo dell'area umbro-marchigiana investita dalla crisi dell'elettrodomestico e in cui il processo di deindustrializzazione ha coinvolto non solo questo settore ma anche altri comparti. Abbiamo individuato in un confronto con la Regione Marche e formalizzato con una delibera di giunta regionale del 28 gennaio di quest'anno quello dell'attivazione di una procedura tesa a individuare l'area dell'Appennino umbro-marchigiano quale area di crisi industriale complessa, come definita dall'articolo 27 del decreto legislativo 83 del 2012 e dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2013 per quello che riguarda gli aspetti applicativi. Queste aree riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale. Assessore, di rilevanza tempo. Nazionale. Ancora un minuto solo. Non risolvibili con risorse e strumenti di sole competenza regionale. Quindi questo è quello che proporremo rapidamente attraverso, diciamo, le procedure che stiamo attivando e il quadro che stiamo definendo alla commissione consigliare competente, anzi pensiamo di fare la riunione congiunta delle due commissioni consigliari Umbria e Marche e proporremo rapidamente all'approvazione dei due consigli regionali sperando che in questo caso ci sia almeno su questo versante dal governo una risposta positiva. Bene, prego consigliere per la replica. Sì, grazie assessore, sono d'accordo sulla procedura del riconoscimento dello stato di crisi complessa per la fascia appenninica e del percorso che si sta facendo insieme alla Regione Marche. Allo stesso tempo mi sconforta però, mi amareggia e soprattutto mi desta veramente grande preoccupazione il fatto che il governo si disinteressi completamente di 636 persone, che venga mandato agli incontri un vice capo di gabinetto, come lei ha detto, tale Giorgio Sorial, e che allo stesso tempo non vengano mantenuti neanche gli impegni minimi sottoscritti, perché se sono passati 3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, dopo 3 mesi non è stato ancora firmato l'accordo attuativo. Se in quella data era stato previsto un ulteriore
accordo per far sì che si trovasse, anche insieme ad un fondo internazionale, la possibilità di cofinanziare il progetto industriale, e neanche di questo incontro ce n'è traccia. Ma allora, scusi, anche tutti questi incontri con i parlamentari eletti in questa regione da parte dell'attuale governo, ma dove sono finiti? Ma che cosa stanno facendo? Perché a noi ci facevano e ci contavano i capelli, mi ricordo, e in questo momento, insomma, dato che sono anche residenti nella zona della fascia appenninica, c'è un loro contributo attivo o è soltanto tutto chiacchiere distintivo? Grazie, andiamo avanti e provo ad incrociare le presenze in aula degli assessori con gli interroganti e passerei all'interrogazione rivolta all'assessore Cecchini da parte del consigliere Morroni, tempi per l'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale. Prego, consigliere Morroni. L'interrogazione è oggetto appunto i tempi per l'approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale. In considerazione della legge del 17 maggio del 94, la numero 14, ed in particolare l'articolo 3 rubricato piano faunistico venatorio regionale, che dispone che il Consiglio regionale delibera ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto il piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell'articolo 10 della legge dell'11 febbraio 92, numero 157. Tralascio i contenuti che vengono riportati nel testo dell'interrogazione, che mettono l'accento su quelli che sono le finalità che il piano faunistico venatorio persegue e gli ambiti sui quali è chiamato a definire indirizzi e scelte di valore strategico. Il piano faunistico venatorio ha durata quinquennale e comunque è valido fino all'approvazione del nuovo piano. Ricordato che l'ultimo piano faunistico venatorio regionale è stato approvato nel 2009 con la deliberazione del Consiglio regionale la numero 316 del 21 luglio di quell'anno. Vista la deliberazione della Giunta regionale numero 1087 del 1 settembre 2014, con la quale sono state incaricate le competenti strutture della Regione di redigere la proposta di aggiornamento del piano faunistico venatorio regionale. Vista la successiva deliberazione sempre della Giunta regionale, la numero 134 del 9 febbraio 2015, con la quale è stato approvato il rapporto preliminare per il piano faunistico venatorio regionale ai fini dell'avvio della procedura di formazione, adozione ed approvazione del nuovo piano. Ricordato che con la medesima deliberazione è stata anche avviata la procedura di valutazione ambientale strategica, VAS, in riferimento al nuovo piano. Considerato che sono trascorsi ormai più di 4 anni dall'approvazione dell'ultimo atto concernente il piano faunistico venatorio regionale e che a tutt'oggi nessuna proposta è stata inviata dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa per la relativa approvazione. Ricordata l'importanza del piano, considerato che lo stesso costituisce il principale strumento per l'esercizio delle funzioni di programmazione e coordinamento nel campo della gestione faunistica e venatoria. Tenuto conto, da ultimo, ma di certo non per importanza, delle forti criticità che si stanno riscontrando nelle diverse parti del territorio regionale, sia sul fronte della sicurezza stradale che in riferimento ai danni in agricoltura a causa dell'incremento della popolazione degli ungulati, tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per sapere i motivi e le criticità che stanno determinando un così significativo ritardo nell'invio all'Assemblea legislativa del nuovo piano faunistico venatorio regionale. Grazie, Assessore. Grazie, consigliere. Prego, Assessore Cecchini. Sì, grazie, Presidente. Il consigliere ha fatto ha ripercorso in modo assolutamente puntuale le tappe dal 2014 ad oggi. Si è dimenticato di un particolare, e cioè quello che nel 2015 le funzioni che stavano in capo alle province sono tornate in regione, e questo ha significato il ricominciare da capo per quanto riguarda tutte le procedure del piano faunistico venatorio, che era stato avviato nel 2014, adottato dalla giunta regionale con l'inizio delle procedure di VAS. Poi, nel momento in cui sono tornate le funzioni in regione, con i relativi atti che le province avevano
compiuto nel tempo, ci siamo trovati di fronte a due piani faunistici venatori, uno preadottato e l'altro adottato, quello della provincia di Terni e della provincia di Perugia, ed è stato molto più complesso il lavoro da fare, visto la mole di informazioni, di dati e di valutazione contenente nei due piani. La scelta della giunta è stata della regione è stata quella di non affidare la redazione del piano ad esterni, ma portata avanti dagli uffici regionali, che naturalmente hanno portato avanti questo lavoro in contemporanea con tutte quelle che sono le funzioni, le responsabilità e i procedimenti che stanno in capo agli uffici della regione. Detta ciò, il piano faunistico venatorio è stato approvato adottato dalla giunta regionale, pubblicato così come prevede la norma. È previsto quindi per le procedure di VAS, che avranno poi 60 giorni di tempo per quanto riguarda prima la valutazione e poi l'approvazione, e come giunta, come assessorato, riteniamo di poter portare entro luglio il piano faunistico venatorio in consiglio regionale. Questo vorrà dire metterlo a disposizione della commissione il tempo congruo per poterlo valutare e poi sostenere, e questo sarà importante perché rappresenterà una certezza per quanto riguarda le scelte che noi facciamo sulla programmazione, ad esempio, del calendario venatorio, ma anche una scelta e un lavoro importante che sta alla base di situazioni e di argomenti che sono assolutamente all'ordine del giorno, come quella ad esempio non solo della caccia, ma del monitoraggio e dello studio per quanto riguarda la popolazione dei cinghiali, ma anche un monitoraggio corretto per quanto riguarda tutto il patrimonio di lupi che noi abbiamo all'interno della regione, che non vuol, come dire, sono due cose distinte, un conto è cacciare, un conto è il monitoraggio e lo studio. Però il piano faunistico entra nel merito di tutti quelli che sono gli aspetti che riguardano appunto la gestione delle tematiche venatorie, faunistiche ed anche ambientali. Assessore, prego, consigliere, per la replica. Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'assessore per la risposta fornita. Registro con favore anche la tempistica che è stata sottoposta all'attenzione dell'Assemblea, quindi mi auguro che ciò possa concretizzarsi, anche perché al di là degli aspetti fondamentali che tale strumento di programmazione naturalmente contiene ai fini delle tematiche che ricordavamo, c'è questo aspetto, anzi questo duplice aspetto, connesso ad una crescita e ad una diffusione un po' in tutte le aree del territorio regionale della fauna selvatica, che sta appunto determinando delle criticità significative sia sul fronte della sicurezza stradale, ma anche sul versante del mondo dell'agricoltura. Le statistiche sui risarcimenti, sull'entità dei risarcimenti, naturalmente suonano come un campanello di allarme, perché noi abbiamo un settore economico della nostra regione che sta ricevendo in maniera progressiva e crescente dei danni rilevanti e che vanno a depotenziare, ma vanno anche a incrinare la solidità e a volte proprio la permanenza di tali imprese. Quindi credo che sia urgente adottare questo strumento, che è il presupposto poi per poter definire anche delle strategie di intervento efficaci su questo fronte. Grazie.